Io non credo affatto che ci sia sufficiente equilibrio tra i poteri dello Stato per il semplice fatto che almeno uno dei tre tradizionali poteri dello Stato, cioè il potere del Parlamento, è stato così gravemente umiliato e depresso in questi anni da un'opera sistematica di delegittimazione, di aggressione, del far di tutte le erbe un fascio, additando il Parlamento come il luogo essenzialmente della corruzione e mai delle decisioni e dall'altra parte impedendo, da parte governativa, impedendo al Parlamento di assumere una qualsiasi iniziativa di carattere legislativo, e parlo davvero di questi ultimi 20 anni, che inevitabilmente si è andati ad un conflitto molto più diretto, urticante e spesso distorto tra esponenti della magistratura ed esponenti del governo. Purtroppo in molti hanno colpe, non soltanto da una parte politica di questo. L'ultimo atto scellerato di questa demolizione del potere legislativo, del potere legittimo di rappresentanza da parte dei cittadini, sarebbe proprio l'approvazione, che però non accadrà, di questa ultima riforma costituzionale in occasione del referendum. C'è Perché dice molto che non tempo. accadrà, Pivetti? Non Perché accadrà dice? perché ci sarà tempo, per fortuna, per spiegare, a parte l'impatto gravissimo che avrà questa maggioranza da queste elezioni amministrative che dimostreranno che il sentiment del Paese è fortemente ostile a un approccio così, come dire, la logica del non disturbare il manovratore, insomma, centrare all'interno di poche mani, di poche persone, le decisioni dell'intero Paese. Ma al di là dell'evento che sarà di qui a poche settimane delle amministrative, sono certa che i prossimi mesi saranno una eccellente occasione per ragionare, per spiegare bene agli italiani che sottrarre al popolo, o meglio, accasciare un pezzo del potere legislativo senza affatto perseguire alcuno degli obiettivi che si erano proposti, tipo tagliare le spese, rendere più efficiente il processo decisionale, ma semplicemente umiliare il Parlamento, ha l'effetto diretto, primo, di privare la popolazione di un pezzo importantissimo della sua sovranità, e secondo, di lasciare da un lato mano libera al governo di fare quello che vuole senza di fatto misurarsi mai con una reale opposizione parlamentare, e dopodiché, naturalmente, è la terza inevitabile Allora, ricaduta, un rapporto sempre più distorto con la magistratura. I fatti che stiamo vedendo in questi giorni e anche la querela interna in parte alla magistratura sono espressioni anch'esse di questo malessere, perché un sistema squilibrato non fa bene a nessuno.